È stato siglato l'accordo tra l'Associazione Artigiani e la Federazione Autotrasportatori Italiani nella sede di Brescia 2. Il patto prevede una serie di vantaggi per gli associati che per usufruirne non dovranno affiliarsi a entrambi gli enti, ma restando legati al proprio potranno sfruttare i servizi offerti sia da Associazione Artigiani che dalla FAI. Ai nostri microfoni Enrico Mattinzoli, presidente dell'Associazione Artigiani, e Sergio Piardi, presidente della FAI, illustrano meglio i dettagli dell'accordo. Cambierà in sostanza, prima di tutto, che diamo la dimostrazione che le cose insieme si possono fare e si fanno bene. Abbiamo cercato in buona sostanza di verificare le eccellenze dell'uno e dell'altro e metterle a disposizione degli associati, perché il tema vero è questo: dare servizi migliori e farli dare a chi li sa fare. Quindi da una parte tutta l'attività dell'autotrasporto verrà dirottata verso la FAI, tutta l'attività di relativa dal punto di vista finanziario, ovvero che attiene al Confidi, come le fideiussioni, verranno fatte dall'Associazione Artigiani. La cosa interessante, credo, è la doppia valenza della tessera, ovvero per usufruire dei servizi della FAI basterà avere la tessera dell'Associazione Artigiani e viceversa i tesserati della FAI potranno accedere ai servizi dell'Associazione Artigiani. E al di là poi dell'accordo, della sostanza dell'accordo, è l'inizio di un percorso che mi auguro trovi anche adesione in futuro da parte delle altre organizzazioni. Non ha più senso, lo dicevo prima, quattro organizzazioni in rappresentanza degli artigiani, tre degli agricoltori, due degli industriali, due dei commercianti. Abbiamo la necessità di fare sintesi e di dare servizi migliori. Questo lo si può fare volando alto, lasciando da parte i personalismi e soprattutto badando bene all'unico motivo per il quale esistiamo: dare servizi di eccellenza ai nostri associati. Noi 15 anni fa, con Andrea Bonetti di Confartigianato e Mimma Ferraboli di CNA, sottoscrivemmo un accordo proprio di questo tipo, per l'inizio di un percorso che avrebbe portato poi successivamente all'unificazione. Dicevo in conferenza stampa che gli accordi e i grandi progetti si realizzano sulle gambe delle persone e in questo caso non ci fu accoglienza dai presidenti che vennero dopo, Bonetti e Ferraboli, e quindi il progetto si arenò. Ma questo non significa che in futuro questo non si possa fare. Noi oggi dimostriamo che è possibile fare aggregazione a fronte di un servizio migliore e lo facciamo con la FAI. È chiaro che al di là poi dell'accordo è necessaria una condivisione di valori, di progetti e soprattutto di una condivisione anche umana spesso. Ecco perché dico che è importante chi sia di fronte. Parlandoci con le mani sul tavolo, senza doppi fini, queste cose sono possibili. Con l'ex presidente di FAI, Petro Galli, c'è una stima e una reciproca amicizia fatta sul campo. Ricordo le manifestazioni per la strada della Valtompia di 23 anni fa. Insomma, non si costruiscono accordi seri e soprattutto duraturi se non vi è anche reciproca stima. Allora, ritengo che oggi è un giorno importante perché è un segno di inizio di un cambiamento. Può sembrare banale un accordo tra due associazioni, ma il poter dare reciprocamente ai nostri associati le migliori referenze in fatto di problematiche da dover risolvere per i vari settori, penso che sia un punto assolutamente di forza. Quindi un associato della FAI che in questo caso necessita di avere una fideiussione, quindi poter accedere a Artfidi, troverà le migliori competenze
all'associazione artigiani e viceversa chi è associato all'associazione artigiani solo ed esclusivamente presentando la tessera senza nessuna necessità di iscriversi alla FAI avrà tutte le competenze per quanto riguardano i punti nostri di forza che sono tutto quello che riguarda il mondo del trasporto e tutte le difficoltà nel esplicare tutte le burocrazie che competono al nostro settore. Quindi il fatto di riuscire a superare individualismi ma di mettere a disposizione degli associati le migliori competenze penso che sia assolutamente perché quando ha una necessità quello che ci si auspica e che sicuramente sarà fatto troverà una persona che non è come alla banca ma troverà una persona che lo ascolta come se venisse nella nostra associazione. Quindi il fatto di essere ascoltato, di avere delle risposte assolutamente rapide in tempi ristrettissimi, ciò che il mercato e comunque l'economia in questo momento chiedono, penso che sia un punto di forza.